Saluti a telespettatori di Teleacras, nuova puntata di tema, ospite di Teleacras è il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. E notizia dei giorni odierni, il governo regionale ha deciso di spedire una parte dei rifiuti all'estero. Con una ordinanza dello scorso 8 marzo, il presidente della regione, Nello Musumeci, ha indicato la soglia del 35% almeno come media regionale di differenziata per scongiurare il costo della spedizione dei rifiuti all'estero. Oltre due mesi dopo, tale soglia si sarebbe dovuta raggiungere entro il 31 maggio, oltre due mesi dopo tale soglia non è stata raggiunta. La Sicilia si attesta ancora intorno al 20%, nonostante vi siano tanti comuni virtuosi che superano la percentuale del 65%, del 70%. Tuttavia, incide anche la percentuale di non differenziata, pertanto poi si calcola la media. I rifiuti saranno trasportati all'estero dal 1 giugno in poi, anche perché in discarica ogni comune non potrà conferire più del 70% dei propri rifiuti indifferenziati. Pertanto la novità è che il costo della spedizione dei rifiuti all'estero lo pagheranno soltanto i comuni non virtuosi. Agrigento sarà poi il sindaco a sciogliere il condizionale, sarebbe tra i comuni virtuosi che non saranno obbligati a pagare il costo maggiore per spedire i rifiuti all'estero. Ed è un primo obiettivo storico della raccolta differenziata ad Agrigento. Sindaco. Questa soglia ci consente di poter scongiurare il pericolo del relativo costo da caricare sulle tariffe, perché è evidente che tutto questo aggravio di costo avverrà a carico dei concittadini siciliani. È evidente che in questo modo molte città che non hanno raggiunto le percentuali cui tu facevi riferimento in maniera appropriata saranno costretti a dover caricare il balzello previsto dalla regione siciliana. Gli agrigentini non avranno questo timore, avendo la città raggiunto non il 35%, ma essendo già stata sfondata la soglia del 65%, che è la soglia, come ricordavi tu, individuata come virtuosa da parte della regione siciliana e per la quale soglia raggiunta la stessa regione ha invece individuato una incentivazione finanziaria a favore di questi comuni. Quindi Agrigento avrà il vantaggio di poter beneficiare di questo ulteriore elemento di provvidenziale, per così dire, che ci consentirà poi di spalmarlo anche questo sulle bollette degli agrigentini e quindi ulteriormente ridurre le tariffe. Un dato: dal 2017 Agrigento, dopo 27 anni di crescita dei vari tributi che nel tempo si sono chiamati in vario modo, come tu sai, una volta avevamo la Tarsu, poi ci fu la TIA, poi adesso siamo alla Tari, ecco, è stato sempre un crescendo di aumento. Perché? Perché il costo del servizio è lievitato, perché il costo dei conferimenti indifferenziati nelle discariche per via di aumenti decretati dalla regione siciliana, aumenti di Istat e quant'altro, è stato sempre in lievitazione, abbiamo visto aumentare il costo del servizio. Per fortuna l'avere inciso sul ciclo dei rifiuti, uno con una serie di attività di efficientamento, due con l'avvio della differenziata, ci sta consentendo di raggiungere questo beneficio. Un altro risultato positivo a seguito dell'introduzione ad Agrigento del servizio di raccolta differenziata è stato ed è innegabilmente la scoperta di una cospicua fetta di evasione fiscale. Fino a pochi giorni addietro, registriamo l'odierna puntata di tema il 15 maggio 2018, fino a pochi giorni addietro, le persone che si sono autodenunciate per rendersi conosciute al fisco, avendo evaso negli anni precedenti anche la tassa sui rifiuti, sono state ad Agrigento città circa 4.000. Sì, siamo alla quota adesso di 4.070 qualcosa autodenunce ed è un progress, nel senso che molti nostri concittadini stanno autodenunziando e mettendosi, diciamo,
in regola con la propria posizione tributaria dal punto di vista della tassa dei rifiuti. Qualcuno ha detto nel tempo, ma come si fa a partire con la differenziata se non si conoscono tutti gli evasori? Cioè, un po' una contraddizione in termini. Se fossero conosciuti tutti gli evasori, anche con attività importanti e pervasive, allora non ci sarebbero gli evasori stessi, perché qualcuno li avrebbe individuati. Invece la differenziata, insieme ad altre operazioni di incrocio dei dati, stanno dando buoni risultati. E questo mi pare che sia un risultato di grande valore, dal quale il Comune attende circa 1 milione di euro di maggiore gettito, che significherà ancora, oltre all'efficientamento del costo del servizio, oltre alla riduzione dei costi di conferimento per via del riciclo e non più dell'indifferenziato in discarica, saremo nelle condizioni ulteriormente di portare dei benefici ai nostri contribuenti, ai nostri cittadini. Cioè, non è che chi non ha pagato, chi paga, paga non solo per sé, ma paga anche per chi non ha pagato. Ecco, questo comincia a ridursi, questo impatto che da sempre è stato una causa di grande ingiustizia sociale. La domanda sorge spontanea, come si suol dire. Da tanti anni, anche quando lei non è stato ancora sindaco, quindi durante le precedenti legislature, il sindaco di turno ha sempre sbandierato la lotta all'evasione fiscale, la scoperta degli evasori, ad opera degli uffici comunali preposti, con la costituzione di task force. Ammesso che si sono autodenunciate più di 4.000 persone sconosciute al fisco fino al 2017. Lei si è rivolto, sindaco Firetto, agli impiegati comunali preposti dell'ufficio tributi a scovare gli evasori, a comparare i dati del catasto, per esempio, a riportare a imponibilità tanto imponibile evaso? Si è rivolto nel senso, signori impiegati del comune di Agrigento, bisognava aspettare che si introducesse la raccolta differenziata perché si rendessero noti 4.000 evasori? Voi in tutti questi anni che cosa avete fatto? Lei l'ha rivolta questa domanda? Diciamo che l'elemento della questione va visto in maniera duplice. La differenziata di per sé, con la necessità di consegna del mastello, ha fatto emergere anche condizioni particolarmente complicate nell'individuazione delle persone non censite. E per altro verso, questa attività di lotta all'evasione, che storicamente il Comune di Agrigento ha pressoché virgolettato, appaltato a enti terzi, cioè un'operazione che andava fatta un tempo dalla GESA con l'attività di riscossione, eccetera. È stato esternalizzato tale servizio? Nel tempo ma è stato, rivelato fallimentare? Si è rivelato assolutamente fallimentare, e lo dice il dato di 4.000 soggetti che vengono fuori, ma è un dato che non è cristallizzato, è un dato in progress. Peggio ancora. Perché sta continuando. Noi, per esempio, subito dopo il 26 di maggio provvederemo ancora una volta alla fornitura supplementare di altri 1.000 kit di mastelli. Sono poca cosa, ma è una fornitura supplementare. Anche lì ci aspettiamo che ci siano ulteriori emersioni. Ci attendiamo che ci siano ulteriori emersioni ancora, per esempio, attraverso una serie di attività di incroci tra anagrafe. Cioè, c'erano delle banche dati che non si parlavano, ecco. Il tema da mettere in gioco è cominciare a far parlare le banche dati, ed è un'operazione che si sta mettendo in piedi, e questo, diciamo, è da vedere come un fatto assolutamente salutare. Adesso i risultati dopo i positivi, negativi, altrettanto innegabili, della raccolta differenziata. Uno lo ha evidenziato alcuni giorni addietro Vittorio Spoto, il dirigente dell'ufficio Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, dove, pur condividendo, apprezzando, rilanciando il merito della raccolta differenziata, ha sottolineato come paradossalmente al momento gli svantaggi in termini di tutela dell'ambiente e per conseguenza della salute pubblica
l'introduzione della differenziata abbia comportato dei danni all'ambiente e quindi, ripeto, come conseguenza alla salute pubblica, in ragione del, uso gli stessi termini utilizzati da Spoto, il proliferare di discariche in modo incontrollato. E quindi Spoto ha rivolto un appello a tutti i sindaci della provincia agrigentina, non solo al sindaco Firetto, a potenziare i controlli, a contrasto, a prevenzione, a repressione, a intervenire in modo forte per reprimere tale tendenza che rischia di comportare un danno serio all'incolumità pubblica in riferimento all'ovvio dilagare di infezioni, di epidemie, di patologie. Ma Spoto dice una cosa che ha, mi pare, un fondo di verità assoluto, cioè quando si abbandonano sacchetti di indifferenziato in maniera incontrollata, creando discariche o a volte, anzi vorrei dire, intere vie che divengono discariche, per esempio il problema che abbiamo avuto a nord di Fontanelle, il problema che abbiamo avuto sulla curva di via Petrarca, proprio a ridosso della Valle dei Templi, oppure ancora al Parco dell'Addolorata, evidentemente si ascrivano ad un senso di inciviltà che è obiettivamente endemico e col quale stiamo facendo i conti. Come stiamo facendo i conti? Agrigento sta facendo i conti in un modo variegato, attraverso un'attività forte della Polizia Municipale che è presente sul campo, in Borghese, con macchine civetta. È un'attività anche pervasiva che è arrivata a aprire i sacchetti della spazzatura per verificare tracce che siano riconducibili alle persone che hanno rilasciato i rifiuti. Con relative polemiche sulla privacy. Ma saranno relative le polemiche, siccome ci sono delle leggi, noi riteniamo di essere blindati da questo punto di vista. Ti devo dire che non siamo nuovi in questo senso. Probabilmente siamo i primi siciliani ad averlo fatto, ma in altre parti d'Italia lo hanno fatto tanti altri comuni. Per esempio il comune di Acerra, nel profondo sud, nella profonda Campania, uno degli elementi che ha utilizzato per arrivare ai numeri che ha adesso di 76% di differenziata, loro sono partiti 5 anni fa a fare la differenziata, uno degli elementi di contrasto è stato questo, aprire sacchetti e verificare se ci sono degli elementi che ti riconducono alla persona. Ed è un altro tema, l'abbiamo fatto. L'utilizzo di telecamere mobili, nascoste in diversi modi. Adesso avevamo quelli da 150 metri fino agli ultimi controlli, adesso ne abbiamo in opera un certo pacchetto che è in giro per la città, che si arriva anche a distanze di 500 metri a vedere non solo la targa, ma a vedere nitidamente l'effigie della persona che effettua il rilascio abusivo. Cioè abbiamo messo in campo abbiamo fatto un'iniziativa di concerto con la Procura, che ringraziamo, che sta dando una serie di frutti per quanto riguarda discariche abusive, per quanto riguarda anche il rilascio di rifiuti speciali in varie parti del territorio dell'Agrigentino. Sul territorio provinciale abbiamo diffidato la provincia, perché nelle strade provinciali non è il comune che deve provvedere, è la provincia. Abbiamo diffidato la provincia perché intervenga per parte sua con le bonifiche. Facciamo di continuo un'attività di bonifica di quelle che sono le aree utilizzate come discariche. Faremo a brevissimo anche un'iniziativa porta a porta con vigili, ufficio tributi. Ecco, quindi stiamo tentando una serie di azioni per giungere al risultato. E i risultati però sono anche incoraggianti, perché non solo in termini di quantità regrediscono progressivamente la quantità di rifiuti indiscriminati, e sarà sempre un crescendo in questo senso, ma nello stesso tempo mi piace sottolineare che aver raggiunto il 66,22% di differenziata dà conto di una crescita della sensibilità verso il processo della differenziata. Poi, rispetto al criterio più generale, se era meglio il cassonetto di indifferenziato rispetto al porta a porta, allora io mi schiero per il porta a porta, perché basta andare a fare un minimo di analisi a ritrosa nel tempo per vedere cassonetti ricolmi di rifiuti, specialmente il sabato e la domenica,
ne erano 1570 sul territorio di Agrigento, noi avevamo in grande parte, non in tutte, ma nel 90-80% dei casi, ricordo per tutti Monserrato, vogliamo ricordare a nord di Fontanelle, vogliamo ricordare Villa Seta, avevamo una serie di cassonetti che si trasformavano in alcune giornate in particolare della settimana in delle discariche. Ora, queste 1570 rotte discariche non ci sono in città, ne avremo di meno rispetto a quelle che avevamo prima, però è un progress. Poi, rispetto alla questione posta da Spoto, in linea generale mi pare che il suo capo sia di un'idea diversa, che la differenziata stia portando i frutti e debba portare frutti, e la sensibilizzazione che facciamo con tutte le grandi utenze, l'ASPE è tra queste, quindi l'ASPE dove si lanciano anche i proclami di necessità di sanità pubblica, l'ASPE deve essere uno dei primi luoghi in cui si fa la differenziata. Siccome fino a ieri non l'hanno fatta la differenziata, noi abbiamo dato una moratoria, a cominciare proprio dall'ASP, per cui questa moratoria durerà fino alla metà della prossima settimana, dopodiché i rifiuti li lasceremo nella cittadinella dell'ASP e il conferimento a discarica dell'indifferenziato non lo pagheranno gli agrigentini, se lo pagherà l'ASP direttamente, e quindi risponderanno eventualmente ad altri organi in termini di eventuali danni contabili che ci possono essere. Una ultima domanda in ambito di raccolta differenziata, un altro risultato negativo dopo i positivi che abbiamo esaminato. Il proliferare delle discariche, anche se in regressione, è tale fenomeno, ha dirottato inevitabilmente tanto personale alla rimozione delle discariche. Ciò ha comportato, a parte sparute eccezioni, la soppressione assoluta del servizio di spazzamento delle strade. Si tratta di un problema che si risolverà risolvendosi in parallelo il problema delle discariche. Ma se continuiamo a creare discariche e a sporcare le strade, evidentemente da qualche parte questo personale dovrà andare. Del resto si è passati da... L'ultimo conio era, dopo i numeri di oltre 200 nel periodo estivo, ne abbiamo avuti 168 nel 2015, adesso sono 120 operatori, i quali fanno un lavoro obiettivamente immane. Perché fanno un lavoro immane? Perché proprio si è passati dalla raccolta a cassonetto che fai con l'autocompattatore su 1500 errotti cassonetti in tutta la città a 55.000 mastelli, da 1500 errotti a 55.000 mastelli che invece devi svuotare andando casa per casa. È evidente che il lavoro non si è moltiplicato, si è più che quadruplicato. Ecco, tutto questo evidentemente ci fa in questo momento andare in sofferenza, però ciò che si deve e alcuni correttivi strada facendo andranno presi e dovranno essere certamente presi. Però qui non può funzionare che mandiamo in onda il circolo vizioso dell'inciviltà, cioè più sporco meglio è, più assunzioni faccio, più costi pago in bolletta, più va avanti il costo del servizio, più buco di bilancio creo al comune di Agrigento, più facilmente lo mando in dissesto. Ecco, questo circuito vizioso, che avrebbe ulteriormente acuito la sua viziosità proprio con le questioni che tu ponevi aprendo questa nostra discussione, cioè il balzello per portare poi i rifiuti all'estero, che sarebbe dovuto gravare sugli agrigentini. Allora, benvenuta differenziata, benvenuto efficientamento del ciclo dei rifiuti. Ora, questa operazione di efficientamento io vorrei che fosse non solo fino in fondo compresa dalla collettività tutta, che in grande parte è in linea, ma soprattutto vedesse lungo una stessa barca le imprese che hanno in appalto il servizio, le organizzazioni sindacali e i lavoratori ai quali abbiamo chiesto sacrifici, per carità, dal punto di vista dell'impegno quotidiano lavorativo. In questo senso credo che l'operazione alla fine, che era votata ad uno sfascio globale del sistema, inevitabilmente, quel sistema per com'era ha creato tanti disastri,
quel ciclo dei rifiuti ha creato disastri di ogni tipo, oltre che disastri all'ambiente, ma anche dal punto di vista finanziario, contabile. Quindi questo nuovo ciclo, questo nuovo modo di processare i rifiuti civili, urbani, deve portarci tutti quanti di pari passo ad affinare sempre di più il percorso, sapendo che quella è la rotta giusta. Ancora i servizi primari, i rifiuti e l'acqua. Alcune settimane addietro l'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, anche il Comune di Agrigento, rappresentato dall'assessore Nello Amel, ha votato a favore di un ordine del giorno della stessa ATI che affida all'avvocato, al legale dell'ATI, l'avvocato Caramazza, il compito di rivolgere delle diffide al gestore privato del servizio idrico nella provincia di Agrigento o in parte dei comuni della provincia di Agrigento, perché buona parte, quasi la metà, non hanno consegnato le reti idriche fognarie Agirgenti Acque, affinché l'avvocato, il legale dell'ATI, rivolgesse delle diffide finalizzate nell'ambito di un contesto rescissorio, risolutorio del contratto con Agirgenti Acque. Ovviamente si attendono poi i riscontri a tale diffide e solo in una fase successiva, dopo la fase del riscontro e del non adempimento, si procederà ad avviare la fase di risoluzione. Lei la ritiene, sindaco Firetto, una strada percorribile per Agrigento recuperare tra le proprie mani il servizio idrico? Ma non mi pare che le leggi dello Stato permettano ai comuni di gestire in proprio e direttamente. Vedo che però molto spesso questo passa in secondo ordine. Bene, bisogna affidarlo ad altri, soggetti. Che magari non si chiamerà Girgenti Acque, si chiamerà Ruopolo e Company, ma sarà un altro soggetto comunque. O consorzio del Voltano, come alcuni propongono. Ma il consorzio del Voltano, se dovesse essere questo, dovrebbe completamente cambiare pelle rispetto per come è nato, eccetera. Per cui, per carità, è un percorso che si va avanti, non è previsto da nessuna parte in questo momento col sistema di leggi che abbiamo, la cornice europea e mi pare anche nazionale, non siamo nelle condizioni di andare ad una gestione diretta. Io mi interrogo su un tema al di là di questo e vedremo come andrà a finire la vicenda, posto che mi pare che ci sia stata unanimità nel sostenere questo percorso. Però di base, se non affrontiamo la questione centrale che riguarda il ciclo integrato, il sistema idrico integrato, noi non andiamo avanti, non andiamo da nessuna parte. Cioè, tante volte anche in trasmissione con te ho fatto un esempio che probabilmente può sembrare banale, forse lo è, ma mi piace ripensarlo. Cioè, fin tanto che Agrigento, che non ha l'acqua, è costretta a pagare il servizio idrico e quindi il povero di Agrigento è costretto a pagarlo di più di quanto il ricco di Bivona, che invece l'acqua ce l'ha perché ha le proprie risorse idriche, perché Bivona le reti non le ha consegnate. Lo stesso Menfi, che è la città del presidente dell'ATI, è evidente che noi non andiamo avanti. Cioè, non è possibile, questo non è acqua pubblica questa. Questo, l'acqua pubblica prevede l'essere una condizione solidaristica, per cui in linea tendenziale l'acqua la dobbiamo pagare ad uno stesso regime. E non è accettabile che il ricco, ripeto, di Bivona paghi l'acqua di meno rispetto al povero di Agrigento. Ecco, accadrà lo stesso questo probabilmente, anzi sicuramente, certamente, assolutamente sì, cambiando il nome e facendolo chiamare Ruopolo e Company. E quindi la prima cosa è affrontare il tema intanto centrale, il cuore del problema. Poi ci sono delle inefficienze che pare siano state riscontrate nei confronti di Girgenti Acque, allora si proceda innanzi. Però dobbiamo un po' distinguere il piano. Il tema delle inefficienze, il tema sulla depurazione. Sulla depurazione, certamente, sappiamo che ci sono anche indagini in corso, sappiamo le cose, leggiamo mediamente tutti i giornali. Però l'idea di fondo che fu posta dalla legge Galli, che interveniva volendo garantire due cose, efficienza del servizio idrico, cioè
l'acqua tutti i giorni e a tutte le ore, l'acqua corrente tutti i giorni e a tutte le ore, nasceva da quell'idea, cioè risistemare l'infrastrutturazione e nello stesso tempo fare in modo che chi ha l'acqua, i comuni che hanno l'acqua, la mettono a disposizione di tutti quanti nel bacino, cioè l'operazione di bacino. E perché altrimenti alcuni comuni, ribadisco, noi siamo tra questi, Porto Empedocle è tra questi, tanti comuni che non hanno risorse idriche proprie si dovranno costretti a vivere la condizione che viviamo. Peraltro Girgenti Acque si è sempre giustificata sostenendo sulla tariffa dell'acqua che se Sicilia Acque a Girgenti Acque l'acqua la vende a 60 centesimi a metro cubo, Girgenti Acque non la può rivendere agli utenti agrigentini a 50 centesimi a metro cubo. Questo è l'altro problema che è anche vero e in questo senso credo che un'altra battaglia che andrebbe posta è quella del mercato dell'acqua all'ingrosso, perché c'è il mercato dell'acqua all'ingrosso che, come noi sappiamo, è monopolizzato da Sicilia Acque. Andiamo a capire chi è Sicilia Acque, da dove nasce, come nasce, perché il costo dell'acqua è giunto a quell'importo lì. Ecco, sono tutta una serie di questioni che andrebbero affrontate se si vuole seriamente, senza trovare, diciamo, la maschera di turno o comunque fare delle battaglie di totem. Se vogliamo davvero affrontare il tema idrico, spogliandoci dai panni acqua pubblica, noi non sappiamo cosa vogliamo dire quando parliamo di acqua pubblica, cerchiamo di comprenderlo fino in fondo. Abbattiamo il costo intanto dell'acqua all'ingrosso, quello di Sicilia Acqua. Poi vogliamo mandare fuori Girgenti Acque, mandiamo fuori Girgenti Acque, ma soprattutto, ribadisco, il tema è di mettere insieme le risorse idriche, perché se non le mettiamo insieme continueremo a avere i guai che continuiamo. Cioè noi siamo comuni che abbiamo trasferito le reti. Perché le abbiamo trasferite? Perché i comuni non avevano scelta. I comuni che hanno trasferito le reti sono comuni, forse i più stupidi, no, erano i comuni che non avevano l'acqua. Se avessero avuto l'acqua probabilmente avrebbero fatto i furbi, come hanno fatto alcuni comuni della provincia di Agrigento che, avendo l'acqua, si sono sentiti di non consegnare. Trasferiamoci adesso nel centro storico di Agrigento. La cattedrale di San Gerlando è stata appena blindata per i lavori di consolidamento. Nel frattempo lei, sindaco Firetto, è stato più volte a Roma per concludere formalmente e sostanzialmente il progetto cosiddetto Girgenti per la riqualificazione del centro storico e non solo. Si tratta di due interventi nel centro storico storici. Sì, ma l'avvio dei lavori alla cattedrale di Agrigento è stato un punto assolutamente che ci ha sollevato da molti problemi. Io ricordo il momento dell'insediamento nel 2015, quando insieme all'arcidiocesi ci siamo intestati questa battaglia forte per cercare di tirare fuori dalle secche la vicenda del consolidamento. Adesso i lavori sul corpo di fabbrica si sono avviati grazie a quel bando cui abbiamo partecipato Curia e Comune di Agrigento insieme, sganciandosi dalla questione del pendio, del colle, che adesso ha visto avviare in fase di avvio tutte le procedure per la progettazione della messa in sicurezza del colle. E questa è una vicenda che, devo dire, nel mese di novembre ci ha fatto molto penare, facendo perdere veramente il sonno. Il fatto che i lavori siano avviati è un elemento di speranza anche in termini di non solo di mantenimento del bene e del recupero di questo simbolo identitario della città, ma anche dell'avvio prossimo, come sembrerebbe, del consolidamento del colle una volta ultimata la progettazione e una volta finanziato il relativo intervento da parte della Regione. L'altro tema è Girgenti. Storicamente noi abbiamo vissuto una stagione di abbandono nel centro storico per una serie di ragioni. Quando le risorse finanziarie di livello regionale c'erano, noi non avevamo il piano particolareggiato del centro storico e Siracusa con Ortigia ha drenato una quantità memorabile di quattrini grazie alla politica di quelle realtà e chi la rappresentava in quel tempo. Così è accaduto per Ibla con Ragusa, non è accaduto così per Agrigento.
E mi piace poter sottolineare che intanto il primo finanziamento arriva dopo il 2015, per esempio, per le facciate. Il primo milione di euro sulle facciate del centro storico, che si è potuto avere grazie a avere il fatto che ormai il piano particolareggiato c'era, si ebbe nel 2016 con una finanziaria regionale e abbiamo lungamente seguito questo percorso perché giungessero le risorse. Nel 2017, probabilmente, dico io, virgolettato, una svista dopo che avevamo notevolmente pressato, o forse non era una svista, è stato fatto, diciamo, a ragion veduta, ci hanno tolto i denari. Quest'anno, per fortuna, le risorse sono tornate, un altro milione di euro, quindi merito del nuovo governo che ha ascoltato la città. E tutto questo si mette insieme al progetto Girgenti, che vedrà ulteriori provvidenze intanto per le facciate, ma soprattutto mette a sistema un intervento, virgolettato, come dice Renzo Piano, che ha concepito il progetto sulle periferie, dentro cui è Girgenti. La nostra periferia non è una periferia distaccata dal centro, ma la vera periferia in quel momento era il centro, per cui candidammo il centro storico di Agrigento, che rappresentava davvero un totem di periferia, cioè la quantità di extracomunitari, anche di attività poco lecite, il decadimento delle strutture, tutti i connotati della periferia come si intende tout Dell'underground. court, e il rammendo nasceva proprio dalla necessità di fare un rammendo che non fosse solo di tipo urbanistico, ma anche sociale. E diciamolo qual è di quello sociale. Il recupero dell'ex ospedale ad inizio di via Atenea, il vecchio ospedale di Agrigento di proprietà dell'università, dove l'università ha messo dentro il finanziamento di 2.500.000 euro, con la relativa progettazione esecutiva, l'altra parte è dentro il finanziamento Girgenti. Oppure il recupero di un cinema che avviene all'interno, ex cinema del centro storico, per fare che cosa? Per fare le officine delle idee, le officine culturali, dove le associazioni, tante, la rete delle associazioni che svolgono attività artistiche e culturali, possono, secondo un piano di utilizzo condiviso, vivacizzare il nostro centro storico. E questo fa il paio con la consegna di Palazzo Tommasi all'Università di Agrigento, al nostro polo, al Consorzio Universitario di Agrigento. C'è un'idea che il centro storico torni a nuova vita. Cosa accadrà? Si rifanno non solo strutture che un tempo erano private, alcune che sono pubbliche, e soprattutto si creano opere di urbanizzazione di un certo tipo. Piano Sanzo, per esempio, nel cuore del nostro centro storico, sarà interessato anche da qualche esproprio per realizzare alcuni spazi da destinare a botteghe. Altre infrastrutture, progetti in itinere, la riqualificazione di Piazza Legia, l'Aster a San Leone. Sì, dopo l'abbattimento di quella muraglia che era diventata, diciamolo, anche se magari non sarà televisivo, l'orinatoio collettivo di San Leone, e adesso l'eliminazione di quelle che dovevano essere un po' delle cabine d'uso per i bagnanti, da tanto tempo lasciate a se stesse, ci ha consentito di recuperare il fronte mare, e adesso la piazza, liberata dalle auto, consentirà di realizzare quel minimo di agorà di cui San Leone ha bisogno. Cioè, noi abbiamo un lungomare, che può piacere o non piacere, nel senso che molto spesso utilizziamo, io sono tra questi, la polemica secondo cui non si scrive un lungomare dove passano le macchine e non vedono il mare. Io ho il ricordo di quando ero ragazzino, proprio da scuola elementare, ci passavamo con la macchina, eravamo sul ciglio di strada, mio padre con una vecchia Volkswagen, sul ciglio di strada godevamo il profumo del mare, cosa che oggi non è più possibile. Per farlo devi andare sulla terrazza di San Leone. E però tutto questo ha mancato di darci uno spazio. Primo, mancava lo spazio giochi per bambini, che è stato realizzato grazie a un'operazione di protagonismo civico, di sensibilizzazione, e ringrazio l'associazione che d'intesa con l'amministrazione ha realizzato quel bellissimo spazio. Nello stesso tempo adesso ci facciamo perdonare l'assenza di un'agorà, e la piazza consentirà di realizzare questo agorà finalmente. Quali sono i fondi? Non sono fondi del bilancio comunale.
il bilancio comunale versa in una condizione drammatica, sono i ribassi di una vecchia gara realizzata dal provveditorato delle opere pubbliche che erano andati perduti e dopo alcuni giorni sarebbero stati definitivamente cancellati. Siamo riusciti a prenderli proprio per un filo di capello e rimetterli in pista per questo progetto. Le sue parole, il bilancio comunale versa in condizioni drammatiche e sono state appena approvate le misure correttive richieste dalla Corte dei Conti. Sì, le misure in realtà afferivano già al 2013, quel rendiconto del 2013 era un rendiconto drammatico. Il 2014 lo è stato allo stesso modo e anzi ha peggiorato la situazione. Quando noi entrammo nel 2015 eravamo di fronte a un bivio e ci siamo a lungo interrogati in verità col segretario generale d'allora, con il responsabile degli affari finanziari che era quello che era già stato nel corso dell'amministrazione precedente, con tanti consiglieri comunali e amministratori. Cioè eravamo lì lì, ci siamo interrogati, ma dichiariamo il dissesto come tanti ci consigliano, perché probabilmente la via che dà meno responsabilità è la via più agevole, perché intanto ti fa dire da questo momento in poi tutti i debiti del passato non li pago, appartengono al passato, creo una cesura tra me e il passato. Non intendo più pagare i debiti, non portatemi i debiti fuori bilancio, non ne paghiamo più. E noi facciamo i conti da ora in avanti, e questo è molto semplice, perché se tu noti, c'è uno studio di Ca' Foscari di Venezia, dell'Università Ca' Foscari, la quale dice come negli ultimi 20 anni tutti i comuni siano andati in dissesto proprio per questa ragione, perché l'amministrazione che è subentrata non si è voluta fare carico delle difficoltà che inevitabilmente ci sono e poi continuano ad esserci. E molti alla fine rischiano poi di dichiarare il secondo dissesto, e questo lo prendono proprio di faccia. Noi invece abbiamo scelto una via diversa, che era la via di, pur sapendo che avevamo 43 milioni di euro di debiti, abbiamo fatto il mutuo, stiamo pagando il mutuo, in questi 3 anni abbiamo pagato debiti fuori bilancio, oltre quel mutuo, di altri 6 milioni di euro, molte cause stanno andando in decisione e continuano ad arrivare debiti. Cosa facciamo? Abbiamo messo in opera, sin da quando, senza dichiararlo pubblicamente, cioè senza un piano che sia passato in Consiglio Comunale, abbiamo enormemente efficientato la macchina amministrativa. Per esempio, il costo del personale, dei dipendenti, si è ridotto di oltre il 30%. Perché? Perché non solo c'è gente che va in pensione, quello è naturale, ma non la rimpiazzi, ma noi abbiamo ridotto il numero dei dirigenti, per esempio. Sono passati da 10, sono passati, adesso credo siano 4 o 5, perché ci sono alcuni con interim, speriamo di aggiustare un po' la cosa perché adesso siamo esageratamente stretti. Abbiamo tagliato, credo, 16 posizioni organizzative con relativi stipendi aggiuntivi. Ecco, tutto questo ha significato efficientare la macchina amministrativa. Abbiamo pressoché azzerato i costi degli affitti da terzi. Credo che in piedi ce ne sia solo uno in questo momento, ma molti altri li abbiamo azzerati. Non solo, abbiamo messo a reddito beni nostri, perché abbiamo messo in affitto beni che avevamo. E così un'altra azione di efficientamento, mi piace ricordarlo, è stata l'impiantistica sportiva. Erano tutti chiusi gli impianti sportivi, non funzionava nessuno, e però dice non li possiamo aggiustare perché non abbiamo i soldi. Lo capisco, però paghiamo i custodi. Per fare che cosa? Per non farli usare perché li abbiamo chiusi? No, allora efficientiamo, terziarizziamo, cosa che abbiamo fatto, e ricorderai quanti consiglieri comunali sono venuti qui da te in trasmissione per farsi intervistare e cantarla nera all'amministrazione dicendo ma stanno dando tutto all'esterno, è un'ignominia. Ecco, io ricordo le trasmissioni con tanto di consiglieri che si gridava anche all'illegalità. Ecco, abbiamo dimostrato che non solo era tutto dentro norma, abbiamo efficientato il percorso e si sono aperti tanti impianti. Palasport Nicosia, Parco Mediterraneo. Palasport Nicosia a breve, la piscina comunale era chiusa, è stata aperta, adesso ci vai, ti fai le notate con la filodiffusione, cosa che prima non esisteva, con tutti gli impianti rimessi a nuovo e a norma, soprattutto tutta l'impiantistica. Il Parco del Mediterraneo, dove non solo sono stati ripristinati i campi che c'erano, il rifacimento dell'erba sintetica, mentre prima erano in tartan, come ricorderai,
e quindi migliorati enormemente, migliorati gli spogliatoi, ma sono sorti nuovi campi. E così potrei dire di Villa del Sole, e così potrei dire del Villaggio Peruzzo, posso continuare. E i 2 milioni per concludere il Palasport La Malfa? E i 2 milioni per il Palasport La Malfa. C'era un errore di concezione nella progettazione, e quando arrivammo dicevamo, intanto superiamo questo errore di concepimento, dopodiché avviamo un percorso col Ministero e vediamo se riusciamo a trovare gli altri soldi. È stato recuperato il gap, diciamo, dal punto di vista della concezione infrastrutturale dell'impianto, e dopodiché sono arrivati i soldi, e adesso fra qualche mese andiamo ad inaugurare. Credo che fra un paio di mesi dovrebbero finire i lavori e finalmente in autunno riapriamo anche quest'altra eterna incompiuta della città di Agrigento. Quindi azioni di efficientamento della macchina comunale se ne sono fatti. La domanda, proprio per dirla con la vulgata tua, cioè nasce spontanea: ma lo salviamo il comune? Non siamo nelle condizioni oggi di dire che siamo fuori dal pericolo, e non lo saremo probabilmente da qui ai prossimi 8-9 anni. Se il sistema del finanziario delle autonomie locali rimane quello che è, con insieme l'armonizzazione contabile, non saremmo in grado da qui a 8 anni di dire che siamo fuori e abbiamo scampato il pericolo, perché l'entità anche di ciò che arriva proprio da sentenze che vanno passando in giudicato non ci fa stare tranquilli da questo punto di vista. Però è un sistema che avvolge tutti quanti. Hai visto nei giorni scorsi cosa scrivono i giornali e la Corte dei Conti nel suo referto per Catania, che se Agrigento è combinata male, che se Catania è messa nel disastro più assoluto. E ha avuto anche una legge speciale al tempo di Scapagnini, quando Presidente del Consiglio era Berlusconi e Scapagnini suo medico personale. Eppure la condizione è drammatica. Abbiamo visto il referto su Palermo, pubblicato la settimana scorsa. Messina, che da 10 anni è in piano di rientro. Notizie di stamattina che la provincia di Ragusa è andata in dissesto finanziario. E tutto questo, come ANCI, ci fa stare molto preoccupati, perché molti comuni rischiano di andare in dissesto finanziario. Il 2019, come ho detto in una precedente tua ospitata in questi studi, sarà la deadline, o come si dice, la linea della morte, perché è quel periodo in cui giunge al massimo dello stanziamento previsto dall'armonizzazione contabile per ciò che riguarda i fondi rischi sui crediti. Allora questo evidentemente ci fa dire che il 2019 sarà per noi un punto limite dentro il quale bisogna fare molta attenzione. Questo è. Si tratta di un'opera difficile, faticosa, condotta però in modo costante, tenace, puntando diritti verso il risultato. Però è necessario anche essere sostenuti da una maggioranza politica, in Consiglio Comunale soprattutto, oltre che in Giunta ovviamente. Qual è lo stato di salute della tua maggioranza consiliare, della tua maggioranza politica, al momento, in ragione di un work in progress, per usare la tua espressione, sempre più difficile? Ma tu ricorderai, noi ci presentammo con un progetto civico, che era Agrigento cambia, queste due liste, Agrigento rinasce, che sosteneva questa ipotesi, quella che era all'epoca un'ipotesi di candidatura, che poi fu la mia. E poi strada facendo si aggiunse allora l'NCD, per intenderci. Sì, e proprio adesso invece l'Alternativa Popolare, ex NCD, si è tirata fuori, che venne a sostegno, in un certo qual modo, dalla maggioranza. Sia NCD, e poi c'è fu la presenza di un'altra lista civica e del Partito Democratico, che, avendo rotto quella situazione nella quale si era cacciato con delle primarie di un certo tipo, dentro cui c'era anche Forza Italia dentro, e che saltò ai clamori nazionali, venne anche il PD a sostegno di questa esperienza. Cosa è accaduto nel tempo? Sono accadute due cose. Sono accadute che intanto noi siamo stati fermi rispetto a dove siamo partiti, con il progetto presentato alla città, senza fare cambiamenti di sorta, e i due blocchi monolitici di Agrigento cambia e rinasce sono lì a intestarsi questo percorso, che per noi è un percorso anticlientelare e innovativo.
Per altro verso facevi riferimento a NCD, NCD a quel tempo si chiamava NCD, poi è diventata Alternativa Popolare, dopodiché Alternativa Popolare si è sciolta, tanto che alle ultime elezioni sostanzialmente non si è presentata, appena si è presentata in un posto, metà in un altro posto, e quindi i consiglieri comunali che erano stati eletti in quelle liste, ciascuno diciamo, ha scelto strade diverse. In tre, mi pare, adesso non conosco la collocazione, comunque hanno scelto vie diverse, rispettabilissime, vanno rispettati, però strade diverse. Non siamo noi che abbiamo abbandonato, è la politica diciamo, che ha creato queste condizioni. Nel PD cosa è accaduto? Frattanto è nata l'EU, un'altra formazione, che ha preso via un consigliere comunale, quindi anche questo consigliere comunale è andato seguendo l'EU, adesso diciamo in maniera chiara non sappiamo se è in sostegno della maggioranza, dalle notizie che si hanno è che voterà atto per atto. E allora questo cosa significa? Significa che nella sostanza tu i numeri con le quali sei nato ed è nata questa esperienza che ha portato, parliamoci chiaro perché non c'era un effetto di trascinamento, non è che il voto dato al consigliere comunale automaticamente andava al sindaco, no, a quel tempo non era così, dovevi votartelo il sindaco, mentre adesso con la nuova legge c'è l'effetto trascinamento, questo, dalla prossima con cui si voterà c'è l'effetto trascinamento, Orlando così ha votato, per esempio le ultime amministrative, cioè voti il consigliere comunale, se non scegli proprio il sindaco in voto invece va per scorrimento. Detto questo, ciascun sindaco, secondo quel vecchio conio, è certamente, deve rispondere al corpo elettorale e deve rispondere fino in fondo a quel corpo elettorale. Per cui l'idea mia che ho è di continuare a stare fermo a quelli che sono stati gli accordi con il corpo elettorale che ti hanno eletto, che ci hanno eletti. Per il resto, seguire le dinamiche di ciascuno che in consiglio comunale si muove e sceglie un approdo piuttosto che un altro, diventerebbe evidentemente una schizofrenia se l'amministrazione si adeguasse a questo che la città, non, secondo il mio punto di vista, non comprenderebbe. Oggi siamo in una condizione in cui bisogna con il corpo elettorale parlare sempre il linguaggio della chiarezza e soprattutto della coerenza. Immagina un momento, Sindaco Firetto, di essere a conclusione della legislatura e che io ti chiedessi una delusione dei 5 anni di governo. Quando, ad esempio, al Ministero del Turismo, della Cultura, nel 2018 fu letto il nome di Parma anziché il nome di Agrigento, quando si trattò di scegliere la capitale della cultura 2020? Se dovessi dire che non è stata un'amarezza, sarei uno spudorato bugiardo. Però sono onesto fino in fondo se ti dico che quando noi siamo partiti per questo percorso, tra tanti che facevano spallucce, ridevano dietro, perché ci credevano molti dicevano ah, ma gli altri stanno spendendo centinaia di mila euro per fare i dossier, e come Agrigento senza metterci un euro perché il bilancio scassato vuole vincere, eccetera. Noi credo con questa grande operazione di protagonismo civico, di gente che ha messo il cuore oltre l'ostacolo, che ha investito energie, risorse, salvo poi essere pure criticati talvolta, dice, ma questo perché lo fa? Cosa c'è dietro? Cosa ci guadagna? E se non ci guadagna niente non può essere. Ecco, finalmente questo forse è stato sfatato in questa città. Mi riferisco ai tanti che hanno collaborato veramente in piena attività volontaristica e con reale senso d'appartenenza alla propria città che vorrebbero riscattata. Siamo andati avanti e ci siamo resi conto in corso d'opera, vedendo chi stava partecipando, che davvero potevamo essere tra i primi 10. E quando ci siamo guardati in faccia ci siamo detti, guarda, se riusciamo a essere, ce lo siamo detti una sera dopo tanta attività che avevamo fatto proprio sul dossier, ma se noi arriviamo tra i primi 10 abbiamo già vinto, nel senso che è il massimo obiettivo che possiamo raggiungere e questo deve essere di grande valore. Quando poi siamo arrivati tra i primi 10 e abbiamo cominciato a vedere i dossier che hanno presentato gli altri, abbiamo seguito i primi confronti, abbiamo analizzato i nostri competitori su come c'erano arrivati, sulla storia. Parma ha partecipato per 3 volte, era la terza volta che partecipava e alla terza volta ce l'ha fatta.
e aveva dietro grandi investitori, soprattutto dell'agroalimentare, non ci sfugga, che poi nella motivazione del Ministero è stata la motivazione che sostanzialmente l'ha fatta vincere. Cioè Parma vince rispetto ad Agrigento perché c'è un reticolo di imprenditori, dice la motivazione della, che dà garanzie sugli investimenti culturali prossimi. E beh, sfido, avevano finanziato il dossier, ci stanno mettendo una barca di quattrini, i privati, che siano il prosciutto di Parma, eccetera, se non facciamo pubblicità, ma tutti quelli della filiera, cosa che Agrigento obiettivamente non ha avuto. Però sto nelle parole del Presidente della Commissione, non solo a margine della premiazione, ma anche nell'incontro che si è avuto a Casale Monferrato il mese scorso, quando intervenendo lì in plenaria dice come Agrigento sia stata la grande sorpresa di questa esperienza per sostenibilità del dossier. Ecco, probabilmente un po' questo ci rimargina qualche ferita, ma devo dirti la verità, io sono uscito dall'albergo la mattina, non avendo dormito la notte, e solitamente sono uno che dorme. Nel periodo universitario, quando dovevo dare esami, dormivo sempre come un ghiro e andavo tranquillo. In quell'occasione, sapendo che non dipendeva da me, perché non è che se ripetevo bene un testo andava bene la cosa, sapevo che dipendeva dagli altri, siamo stati particolarmente coinvolti. Sentire dire Parma, da un lato chapeau, perché Parma è una, certamente una capitale della cultura e obiettivamente secondo noi era la nostra antagonista, così come Parma, e ne sono onorato, dice in una bella intervista a Pizzarotti all'Indomani ai suoi cittadini: continuate a criticare Parma perché siamo capitale della cultura, perché mi dite che non ho sistemato quella piazza, perché le nostre strade hanno le buche. Leggiti questa intervista di Pizzarotti, che mi sembra un'intervista quasi fatta a me, perché le strade hanno le buche, perché in quel quartiere tal dei tali non siamo riusciti ad allargare, a fare l'area di parcheggio. Eppure Parma è capitale della cultura e ha vinto su città come Agrigento. Giusto apposta non ne ha citato altre. Quindi questo stesso riconoscerci antagonisti di una città che ha non solo storia, ma soprattutto negli ultimi 45 anni, 40-50 anni, è stata certamente più avanti di Agrigento per investimenti, per reddito pro capite, per qualità di servizi. Allora penso che abbiamo raggiunto un buon risultato. Ancora immaginandoci a fine legislatura, se io dovessi rivolgerti una critica, alluderei a una promessa mancata, il rifugio sanitario e l'ambulatorio veterinario per i cani randagi, una mancante politica di gestione del fenomeno del randagismo. Ad esempio, adesso è stata appena approvata la finanziaria e nella finanziaria il Presidente della Regione Musumeci ha stanziato e l'Assemblea ha approvato 20 milioni di euro a disposizione dei comuni per i rifugi sanitari. Ad Agrigento esiste il rifugio in Contrada Consolida, che tutto è tranne che un rifugio. Hai pensato di incaricare i dirigenti dell'ufficio preposto, gli impiegati dell'ufficio preposto, a redigere un progetto per sfruttare una parte dei 20 milioni di euro a disposizione adesso dalla Regione Siciliana? Noi già eravamo in uno stato abbastanza avanzato dal punto di vista del rifugio per la parte delle sterilizzazioni, cioè la parte medica, che è quella sostanzialmente debole, che invece ci consentirebbe di poter fare una quantità importante di sterilizzazioni e, se non ci sono poi fenomeni di zoonosi, mettere le bestiole in circolazione come prevede la legge. E anzi approfitto di questa opportunità che dai per poter dire ai nostri concittadini molto spesso che il cane non è la bestia feroce. Molto spesso vedo sulle strade cani, bestiole che non danno preoccupazioni, non sono aggressive, cioè i cosiddetti cani di quartiere, che non fanno male a nessuno. E noi molto spesso vedo arrivarmi con lettere o anche attraverso Facebook da parte di qualche nostro cittadino gridare allo scandalo che le bestiole sono in circolazione. Faccio presente che non esistono leggi che ci dicono di uccidere i cani, non ce lo dice neanche la coscienza di uccidere i cani, o di togliere o di metterli in lager, perché i canili poi sono dei lager se noi immaginiamo che li dobbiamo carcerare nei canili.
I canili servono ad altre cose, i canili servono a rieducare l'animale se è aggressivo, il canile serve se ha un annesso rifugio sanitario a fare le sterilizzazioni, il canile serve a curare un cane se è ammalato, a rieducarlo. Dopodiché le norme dello Stato ci dicono che vanno riposizionati in circolazione. A questa platea... Sterilizzati. Sterilizzati, chiaramente. A questa platea poi fa da contraltare un'altra platea che è grandemente aperta e che si allarga sempre di più, di chi ama i cani. Io in questi giorni ho trovato una nostra concittadina che mi manda un post su Facebook per un cagnolino, che è una cagnolina che è stata ricoverata nel canile e giustamente lei rivendica la liberazione. Va liberata chiaramente in presenza, in assenza di situazioni di zoonosi, perché poi i cani nei quartieri trovano anche fenomeni di adozione che sono assolutamente utili. Chi non ricorda, non ha il ricordo del cane che si trova stabilmente davanti alla posta vecchia di Giovanni Moscato, che ha nome e cognome, che lo riconosciamo tutti, oppure di una cagnetta che circola intorno a Palazzo San Domenico davanti il municipio. Ecco, tutto questo non è gridare all'inciviltà come qualcheduno in maniera molto affrettata certe volte fa. L'inciviltà è semmai l'esatto contrario, cioè avere una cognizione degli animali diversa, di un'aggressività reciproca che molto probabilmente non c'è. Per rispondere alla domanda tua, benvenuti i 20 milioni, perché in questo momento l'assessorato sanità risorse per fare rifugi sanitari per cani non ce ne aveva. Le difficoltà anche a fare convenzioni con l'ASP per quanto riguarda le sterilizzazioni. Io ho il ricordo di operazioni che misi in piedi in un comune qua vicino facendo un rifugio sanitario a tempo di record, utilizzando delle provvidenze della regione siciliana che però poi non si sono più trovate qui in quest'altra consiliatura, in questo mandato amministrativo, e quindi plaudo al governo per questa iniziativa che avevamo posto come ANCI all'attenzione del governo regionale, perché due sono le criticità forti che in questo, mi si passi il termine, non è improvvido il paragone. In questo momento ai comuni vengono chieste risorse per i rifugi sanitari, che non ne avevano, e quindi gli si caricano le competenze. Per altro conto, mentre la legge della regione e dello Stato prevede che i disabili psichici siano per una parte a carico dei comuni e per una parte a carico dell'ASP, perché le ASP che hanno, dopo la legge Basaglia, che ha chiuso i manicomi, ha detto vabbè, i malati di mente non ci sono più. Ma malati come gli altri. Sono malati come gli altri, sì, ma hanno bisogno di cure e hanno bisogno che queste cure siano pagate diversamente dagli altri. Non posso dire io Servizio Sanitario Nazionale non li pago, se la vedono i comuni. Tanti comuni hanno tra le cause fondanti il loro dissesto proprio le rette di ricovero per i disabili psichici. Sui rifugi sanitari la finanziaria ha posto rimedio, probabilmente non sono tanti, 20 milioni di euro, tanta è la drammaticità del problema siciliano, ma è un segnale, mentre per quanto riguarda i disabili psichici non c'è ad oggi una presa di posizione significativa e seria da parte della Regione. Sindaco Firetto, in conclusione dell'odierna puntata di Tema, sei oltre il bel mezzo, non della tua vita ma della legislatura. Una sorta di messaggio ai tuoi concittadini in ragione del prosieguo fino alla primavera del 2020. Quando ci fu quella competizione elettorale mi sentivo dire: ma come parlano di governare la città se il bilancio è dissestato, c'è un buco di bilancio, quindi non possono fare altro che dichiarare il dissesto. Bene, ad oggi ancora il dissesto non è stato dichiarato e abbiamo avuto 3 anni di martirio. E però siamo andati avanti con tanti finanziamenti, tu hai ricordato Girgenti, permettimi di ricordare Villa Seta, Concordia, cioè il parco, l'ex centro commerciale Concordia, permettimi di ricordare i finanziamenti sulle strutture sportive e ancora i finanziamenti su Agenda Urbana, si tratta di 18 milioni di euro e siamo i capofila in Sicilia, che incideranno sulla mobilità, su strade. È evidente che questa spesa potrà essere fatta nel momento in cui
la regione dà il via alla cabina di regia e rende effettivo il comune di Agrigento, come gli altri comuni che sono capofila per altre realtà provinciali, davvero soggetto intermedio di spesa, e quindi in questo senso si attende. Ma finanziamenti di tenore importante, oltre, ribadisco, il Girgenti, che tra pubblico e privato andiamo oltre i 20 milioni di euro, di finanziamenti qui ne stanno arrivando tanti. Anche la finanziaria ha riconosciuto Agrigento 2020, Agrigento Capitale della Cultura, 500, 500 e 500, cioè da qui al 2020 arriviamo ai festeggiamenti del nostro 2600 con uno stanziamento arrivato dalla regione siciliana, segno che si è programmato in un certo modo. E l'anno, il 2017, quello che ci ha appena lasciato, o che ci ha lasciato alcuni mesi fa, che ci dice una cosa. Quando all'Astor mi permisi di dire, tra i sorrisi generali, che dovevamo avere l'ambizione di diventare il primo sito siciliano per numero di flussi turistici, e qualcuno disse la sparata grossa, e invece il 2017 ha detto Valle dei Templi prima, che supera il Teatro Antico di Taormina, che è secondo. E allora non era una ingiusta ambizione, era una giusta ambizione. Ci dobbiamo fermare? No, dobbiamo andare oltre. Dobbiamo andare a portare Agrigento a diventare davvero capitale della cultura, perché in questo momento è una delle capitali della cultura italiane, al di là dell'immondizia e degli incivili, al di là di strade che hanno le buche. Viva Dio, non tutte le strade, tutte le città hanno buche. La stessa Pistoia, che è stata capitale della cultura, se andate alle strade con le sue buche. Palermo quest'anno è capitale della cultura. Non mi pare che Palermo non abbia buche, non mi pare che abbia tutti i marciapiedi a posto, la viviamo settimanalmente tutti quanti. E allora essere capitali della cultura significa altro, e soprattutto significa sopra ogni cosa essere abitanti culturali, cioè tutti noi agrigentini dobbiamo esserlo, abitanti culturali. Lo saremo se avremo orgoglio di appartenenza, lo saremo se non insozziamo la città, non lo saremo se non pensiamo che se una strada è sporca è colpa di chi non l'ha pulita, piuttosto che è colpa prima ancora di chi l'ha sporcata. Allora il cambio di passo: è sporca ed è colpa di chi l'ha sporcato, poi ce la pigliamo con chi non l'ha pulita e vediamo perché non l'ha pulita. Però non si può cambiare e utilizzare questo per fare politica di bassa lega. La città, per fortuna, si sta incamminando in un percorso giusto. La polemica quando introducemmo tassa di soggiorno, Agrigento, città turistica che ha flussi importanti, quando c'erano delle città che non hanno il becco di flusso turistico, avevano la tassa di soggiorno. Mi si diceva no, prima bisogna creare i servizi e poi la tassa di soggiorno. Ma se i soldi per creare i servizi non le hai, perché hai un bilancio bucato, creiamo il modo per avere le risorse per creare questi servizi. E la tassa di soggiorno, che non grava sui nostri concittadini, è giusto che chi arrivi la lasci, non se ne accorge neanche che ci lascia la tassa di soggiorno. Vedi quello che accade a Sciacca, che prende fior di soldi con la tassa di soggiorno da molto prima di Agrigento. Ecco, sono cambiate tante cose a Agrigento. Da prima mi pare che nell'agenda politica l'idea del turismo non c'era proprio, a chiacchiere, ci interrogavamo se eravamo turistici o non eravamo turistici, se avevamo la vocazione, anzi sì, forse abbiamo la vocazione ma non siamo turistici. Ecco, un aggrovigliarci in maniera pirandelliana molto spesso sui termini, senza farci fare mezzo passo avanti. Oggi finalmente c'è la consulta per il turismo, si parla di turismo, c'è il popolo dei B&B, ci sono i farraginorosi, ci sono gli agitatori. Ci sono le rivendicazioni per la rappresentanza nel Consiglio del Parco Archeologico. Ci sono le considerazioni, ecco, anche quello è un fatto. Ci sono tante cose, c'è chi si traveste di operatore turistico per vestire i panni, per nascondere dietro come se fosse un cavallo di Troia, e poi dentro c'è l'anima del politico. Tutto questo ci sta, però oltre questo, oltre i tanti pochi, credo che la città stia andando nel verso giusto. Poi non ci hanno aiutato alcune cose, per esempio, aver tolto, come un momento fa facevi cenno tu, il 30% al comune sullo sbigliettamento. Come dire, i turisti arrivano,
Al comune non tocca niente, il comune si incarichi di pulire, faccia in modo che sia pulita la città, mette i vigili urbani per la sicurezza, metta l'illuminazione, non gli tocca il becco di un quattrino, i soldi devono andare tutti alla regione. E cosa hanno fatto? Nel 2016, auspici tanti, come tu sai, hanno preso il 30%, lo hanno scippato ai comuni, come se il comune era ricco, ma è così vale per altri comuni che hanno siti, e li hanno dati al parco archeologico. Quest'anno invece hanno perfezionato il lavoro, li hanno tolti al parco archeologico e li hanno dati alla regione siciliana. Cioè significa che tutto quel 30% che poteva essere speso in promozione della città di Agrigento, investimenti anche infrastrutturali, perché per esempio il marciapiede che faremo a Bonamorone, da quei soldi lì sono stati presi, oppure la scalinata che facciamo a Madonna degli Angeli, da lì sono stati presi i soldi. Ecco, tutto questo non più ad Agrigento, chi arriva quei soldi adesso li danno alla regione siciliana, che a sua volta li può dare a Palermo, a Celafalù, a seconda chi c'è, e se li distribuisce per il resto dell'isola, purché non ad Agrigento, purché non al comune di Agrigento, purché non all'amministrazione comunale di Agrigento. Bene, si conclude così l'odierna puntata di Tema. Io ringrazio il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, per essere stato ospite di Teleacras. Grazie anche a voi, gentili telespettatori, per la cortese attenzione. Arrivederci ad una prossima puntata di Tema.